Cari compagni di avventura, ho appena finito di vedere l'ultima puntata della serie Obi-Wan Kenobi, che riprende gli eventi dopo la fine di episodio 3. Quindi si va, no, a porre tra episodio 3 e episodio 4, effettivamente a 8 anni dalla fine di episodio 3 e a 10 anni prima di episodio 4. Ora, io lo so, non so, anzi, non so quanti di voi abbiano visto questa serie, non so quanti di voi siano effettivamente fan di Star Wars. Io sono molto fan di Star Wars, mi piace veramente un casino. Anche perché poi come prodotto è uno dei primissimi no, concept transmediali, quindi di storie che viaggiano attraverso vari media, che possono avere varie interpretazioni, varie sfumature, vari modi di comunicare no, quello che potremmo definire questo space fantasy. Io insomma, sì, sono un po' nerd, sono cresciuto con Star Wars, è colpa del mio babbo. Comunque, domanda delle domande. A questo punto, per chi ha visto, per chi non ha visto la serie, per chi è fan, per chi non è fan, aveva senso di esistere questa serie di fatto con protagonista Obi-Wan in quel contesto narrativo specifico? La risposta ovviamente è no, non serviva, ma l'ho comunque apprezzato un sacco, pur avendo molti alti, pur avendo molti bassi, sia in fase di scrittura che in fase proprio di messa in scena, la regia è veramente pietosa a più riprese. Comunque, ho apprezzato tantissimo il progetto, ho apprezzato tantissimo l'attore di Obi-Wan, che, mamma mia, Ewan McGregor, calpestami subito tutto, porca vacca, è un'interpretazione pazzesca. Tra l'altro lui è anche uno dei produttori della serie, quindi insomma, lo si vedeva molto coinvolto, sia emotivamente nel riportare in auge e un pochettino in voga questi personaggi, sia anche proprio che era fomentato lui stesso ad interpretare di nuovo il ruolo di Obi-Wan. Quindi quella cosa pazzesca. Hayden Christensen invece, di cui non so ancora pronunciare il nome, anche lui per fortuna è migliorato molto come attore. È stato bello rivederlo interpretare proprio Vader, in questo caso più che Anakin, per quanto ci siano un po' di flashback molto particolari, molto anche bellini, che mettono in mostra alcuni aspetti più introspettivi di personaggi, quella cosa è super interessante. Però, come vi dicevo, ha molti alti ma anche molti bassi. Secondo me, infatti, ha due problemi principali questa serie. La prima è che non era in realtà da portare come serie, doveva essere un film, secondo me. Perché? Perché tutto quel minutaggio per tutti e 6 episodi vanno a far diventare una sorta di epopea, quello che poteva essere banalmente un'avventura da 90 minuti. Quindi ci sono molte lungaggini, molti escamotaggi che servono veramente solo per arrivare al minutaggio predeterminato e non perché veramente servissero alla narrazione. E per carità, è comunque un prodotto molto in linea con ciò che era Star Wars, quindi anche per esempio, non solo a livello narrativo abbiamo degli escamotaggi che sono, come dire, banali, sciocchini, però così ancorati alla narrativa anni 70-80, ma abbiamo anche cose che vanno un po' a non snaturare ciò che è stata l'evoluzione di Star Wars. Quindi, per esempio, i combattimenti con le spade laser, ovviamente ci sono, ma non sono quelle piroette super assurde che vediamo, no, nella trilogia prequel o in alcuni sprazzi della trilogia sequel. Abbiamo combattimenti molto più in linea con ciò che era la trilogia originale, quindi episodio 4, 5, 6. Anche se, in ogni caso, qualche piroetta qua e là, ribadisco, c'è proprio per dare, no, comunque quell'idea del sì, noi sappiamo cosa il fandom vuole, noi capiamo le critiche che le trilogie e altri prodotti hanno ricevuto e subito, ma comunque non rinneghiamo ciò che c'è stato, non rinneghiamo quell'evoluzione che ha avuto Star Wars proprio come modo di raccontare una storia fantasy. Perché sì, è un fantasy, non è un fantascientifico. Avendo prima parlato di transmedialità, secondo me è necessario precisare questa cosa. Il fatto che Star Wars come idea era nato per essere un film autoconclusivo, che poi è diventata una trilogia, che poi è diventata, no, un qualcosa di più con un universo espanso, e continua a espandersi questo universo, quindi possiamo proprio definirlo come un insieme di vari pezzettini, come un puzzle, no? Tutti i tassellini vanno a formare questo mega mosaico che è la storia che insomma ci appassiona, ci coinvolge. E Obi-Wan Kenobi come serie ci coinvolge veramente tanto, soprattutto noi fan,
ma veri fan. Infatti non so quanto un non fan di Star Wars possa vedere questa serie e apprezzarla, perché è ricolma di fanservice, di scelte oculate, carine, precise, che vanno un po', no, a toccare determinati tasti, no, del fan della primissima ora proprio. Quindi tu dici ok, nel senso, parliamoci chiaro, non un fanservice buttato a caso, è quel tipo di fanservice intellettuale, potremmo definirlo, quindi che va a toccare le giuste corde senza sforare eccessivamente nella scelta becera tanto per. Quindi ciò che viene inserito come fanservice era funzionale alla trama, funzionale alla storia, funzionale ai personaggi, ad esclusione di Reva e di tutta la storyline di Reva, che non aveva senso. Reva è un inquisitore, praticamente, questa ragazza che era apprendista Jedi, che poi succede quello che succede, non mi farò spoiler, ma che viene inserita in questa serie su Obi-Wan perché semplicemente hanno deciso che volevano fare una serie su di lei, quindi buttare una serie su un personaggio nuovo, mai conosciuto, mai noto, non potevano farlo, quindi hanno detto buttiamola con Obi-Wan, nella serie di Obi-Wan, così la gente, no, ad ampio spettro recupera Obi-Wan, perché una serie su Obi-Wan era estremamente attesa, non prendiamoci in giro, conosce il personaggio di Reva, magari si appassiona al personaggio di Reva e poi si recupera la sua serie sequel. E però anche sapere questa cosa fa sì che l'hype per ogni combattimento di Reva cali di brutto, perché se c'è una serie sequel su di lei sai già che non può morire. Tutte queste informazioni dal punto di vista proprio del marketing, mannaggia, non mi hanno fatto apprezzare tutta la storia di Reva e in generale lo sviluppo in sé, che ribadisco poteva essere tolto e la storia funzionava alla stessa maniera, se non addirittura meglio. Toglievamo un minutaggio inutile e fine a se stesso, mannaggia. E sì, mi è venuta la pelle d'oca vedendo lo stile Soresu di Obi-Wan nel combattimento con Vader, che comunque non è spoiler, perché insomma sapevamo che ci sarebbe dovuto essere questo scontro. Scontro che tra l'altro mi è piaciuto proprio il modo di essere posto, perché segue palesemente il manuale dell'eroe di Vogler, che poi a sua volta si basava moltissimo su alcuni costrutti avvenuti nel tempo, tra l'altro anche poi riproposti nel primo Star Wars e in generale la trilogia di Star Wars. Quindi questa cosa è stato tipo oh mio Dio, questo cane che si morde la coda, questo cane che si morde la coda, questo cane che si morde, è pazzesco. Mi è piaciuto tantissimo, perché chi copia cioè è la banalità, no, l'ovvietà, la linearità, che però ha senso, cioè è giustificata anche metanarrativamente. Questa cosa mi ha mandato in brodo di giuggiole, però so che questo aspetto è più mio, da persona che si mette a sviscerare la scrittura delle storie eccetera eccetera, però è anche un elemento che mi ha proprio fatto divertire osservando questi sei episodi di Obi-Wan. Va detto comunque che, parlando di soluzioni visive, parlando di alcune coreografie di scene, tolta la regia veramente brutta che accompagna quasi tutti gli episodi, ci sono proprio scelte visive estetiche che rimandano moltissimo ad alcuni videogiochi di Star Wars, che vanno appunto prepotentemente fatto parte del canone dell'universo espanso. Per esempio Fallen Order viene palesemente citato in queste sei puntate, non vi dico dove, come e quando, però chi ha giocato e chi ha visto queste puntate lo sa. Quindi ci sono molti rimandi veramente veramente carini anche all'universo espanso e a molte scelte. Le frasi, i dialoghi di raccordo tra episodio 3 e episodio 4 funzionano. Ci sono sì ovviamente alcune cose che potrebbero far storcere il naso, però voglio dire, episodio 4 abbiamo Obi-Wan Kenobi che parla con Darth Vader e lo chiama sempre Darth, e qui in questa serie scopriamo il perché, scopriamo la redenzione di Obi-Wan che dopo episodio 3 mancava. Quindi c'erano delle parti di scrittura incomplete che andavano colmate in qualche modo. Certo, potevamo colmarlo noi con la nostra fantasia, però vedere un'interpretazione e una cosa canonica effettiva ci stava. Quindi perché no? Come nasce la menzogna di Obi-Wan sulla morte di Anakin quando parla con Luke? Come nasce molti concetti, molte frasette che vengono buttate là? Perché Leia, quando contatta Obi-Wan chiedendogli aiuto, dice
No, tu che hai combattuto con mio padre. Ci sono molte cose che vengono a galla, che ovviamente, ribadisco, fanno parte di quel fanservice più intellettuale, perché per chi lo cogli, solo se sei veramente, veramente fan della saga e se ti ricordi a memoria tutti i film usciti, quindi ci sono queste cose che ti fanno dire ok, bello, anche a fronte di una regia che, lo ribadisco di nuovo, è brutta, confusionaria e che spesso dà il mal di mare. Ha una nota di merito proprio all'adattamento al doppiaggio italiano perché hanno completamente sbagliato il significato di Padawan. Quindi, tipo, ok. Lì ho avuto un mancamento fisico perché me lo sono visto doppiato in italiano. Quindi, quando praticamente parlando di Anakin e di Obi-Wan veniva detto che Obi-Wan fosse il Padawan di Anakin, un po' mi è venuto un mancamento fisico. Ma non importa, nella versione originale questo errore non c'è, quindi è proprio una roba del nostro adattamento che boh, non capisco come se lo siano persi per strada. È un po' grave. Per il significato che ha il termine, per il significato anche introspettivo che ha quel termine, e soprattutto per la potenza del dialogo. Perché l'addestramento di Anakin e la sua conversione al lato oscuro, fino a quel momento per Obi-Wan, erano una sua responsabilità, perché era lui il maestro e Anakin era l'allievo. L'apprendista, quindi invertire i termini, mannaggia, va a snaturare completamente la caratterizzazione di non uno, ma di due personaggi, e tra l'altro entrambi i protagonisti di questa storia. E vedere comunque Vader combattere e menare con la forza è fantastico. Le coreografie sono pazzesche, ribadisco, questo mix perfetto tra ciò che è sempre stato Star Wars nella trilogia originale e ciò che è diventato nel corso del tempo. Ma anche a livello proprio di caratterizzazione, quindi lo stile di combattimento di Obi-Wan che si contrappone a questo, che è molto aggraziato, molto fluido nel modo di muoversi e di combattere, che si contrappone a quella furia cieca e disgraziatissima, rude che ha Vader, perché è rabbia pura, è corrotto dal lato oscuro, è veramente, veramente bello. Cioè, le scelte nelle coreografie e ciò che hanno fatto gli stuntmen sono incredibili ed è un peccato che la regista non abbia saputo valorizzare queste coreografie con la regia. Aiuto. Bello come vengono messi in luce e approfonditi gli zii di Luke Skywalker che finalmente hanno una caspita di caratterizzazione un po' più interessante e ovviamente ritornano nel cast gli attori di episodio 2 e 3. E in generale, belle le chicchette. Telefonatissimo, chiaramente il cameo di Liam Neeson che interpretava Qui-Gon. Che insomma, ok, insomma, ci sono delle cose che un po' sono, ribadisco, ovvie e lineari, ma sempre in luce, sempre date da questa atmosfera molto classica di Star Wars. Però è bello, è stato bello vederlo. Invecchiatissimo, povero, e ovviamente sono passati anni per l'attore, però fa la sua figura. Per chi è nostalgico, è stato bello. E basta, direi che è stato particolarmente carino vedere come è nata la resistenza e il movimento della resistenza. È stato bello vedere l'interazione tra Leia e Obi-Wan. È stato bello vedere Luke, per quanto compaia veramente pochissimo. Ci sono momenti di pregio, quindi. Se non l'avete vista la serie, se siete fan di Star Wars, vi posso dire guardatela, date una possibilità. Molte cose non vi piaceranno, ma le cose che vi piaceranno vi rimarranno in testa probabilmente sempre.